Verona Fiere e Wine Spectator ogni anno da 4 anni danno vita a questa meravigliosa anteprima di Vinitaly. Quanto è importante questa vetrina per far conoscere i vini italiani e per riuscire a portarli in giro per il mondo? Penso che sia evoluto. Ora non è solo un showcase per aprire Vinitaly, però c'è una cassa di risonanza tale che possiamo, in modo come se fosse un megafono, no? In tutto il mondo, il vino italiano. È un momento, un po' se vuoi, un po' la parte sexy and glamorous, no? Però io vi giuro che qua ora vengono persone da tutto il mondo, appositamente per essere insieme, soprattutto ai produttori, tutti insieme, perché sai che gli italiani sono molto individualisti, quindi forse questo è uno di quei pochi momenti quando sono veramente insieme, anche se sono solo per 2 ore e mezza. Opera Wine è l'evento degli eventi che inaugura Vinitaly da 4 anni a questa parte. È organizzato da Verona Fiere in collaborazione con Wine Spectator. E 103 i vini italiani più importanti secondo Wine Spectator, di cui 10 etichette sono di Montalcino e 4 sono gli imprenditori del vino, gli importanti imprenditori del vino che hanno interesse anche in patria di Brunello: Allegrini, Gaia, Marchese Antinori e San Felice. Chiediamo ora agli imprenditori quanto sia importante per famiglie storiche del vino avere interessi in Casa Brunello. Montalcino è una delle zone dell'eccellenza italiana e quindi per me è una di quelle realtà in toto che può esprimere dal punto di vista della qualità del prodotto e anche dell'identità del prodotto il meglio dell'Italia. E credo che Montalcino sia veramente una di quelle zone che hanno delle potenzialità incredibili, bisogna solo saper far convergere gli interessi di tutti i produttori. Il fatto di avere delle proprietà a Brunello è sicuramente è un fatto molto importante di esaltazione del Sangiovese come vitigno tipico per la regione toscana, quindi una famiglia come Antinori che ha parecchie proprietà in giro per la Toscana, il fatto di avere una realtà anche a Montalcino è una cosa penso comunque doverosa, ecco, il fatto di essere presenti e continuare magari a portare avanti questa tradizione sul Sangiovese. E ci sono tante cose in comune tra il Barbaresco e il Brunello di Montalcino, sono entrambi prodotti con una sola varietà che è una varietà autoctona italiana che ha dato grandi risultati. Entrambi sono vini storici italiani e di grande prestigio e quindi ci sono alcune somiglianze, poi ci sono anche delle differenze. Per me il Nebbiolo 100% è una varietà che dà dei vini molto essenziali, mentre il Sangiovese 100% ha delle cose in comune col Nebbiolo, che sono l'acidità, sono i tannini, però è più, in inglese si dice più juicy, è più pieno, è più fruttato, più non so, ha una gustosità, non so se esiste come parola, diverso, meno essenziale, più ricco, però entrambi hanno questa grande inclinazione a esprimere le caratteristiche del terreno. Questa è la cosa più importante. Se bisogna descrivere cos'è un vino, a me piace dire che il vino è la memoria di un luogo ed è sicuramente il Sangiovese la memoria di un luogo stupendo. Per San Felice, Campo Giovanni, oggi non importante, è un tassello fondamentale del gruppo. Ma parlando in senso più generale, credo che rappresentando Montalcino l'eccellenza dell'enologia nazionale, per qualsiasi produttore, grande gruppo che sia o famiglia, essere presente a Montalcino è un qualcosa che dà sicuramente una marcia in più a livello di immagine, a livello produttivo, a livello qualitativo, perché comunque
Montalcino non è solo un nome che è riuscito a crescere d'immagine per buona comunicazione, è cresciuto d'immagine perché è un qualcosa con dei contenuti effettivi, e quando si parla di bottiglie di vino il contenuto per eccellenza è il vino, quindi a Montalcino prima di tutto si produce vino di qualità e questo rende la vita più facile a qualsiasi produttore.